D'altra parte, siccome sono consapevoli di tutto questo, Gomez, si stanno attrezzando ovviamente. Infatti, diciamo, c'era tutta la svolta a Bologna 2 giorni fa, no? La Bolognina, facciamo la nuova svolta, il Partito Democratico, e Zingaretti non c'era. Adesso forse i 5 Stelle nemmeno si presentano a sostenere il candidato Bonaccini. Buono, no? Sì, io la penso un po' come i telespettatori di Radio 24. Io credo che ci sia è un momento in cui l'Italia, che per i motivi più disparati vuole il cambiamento, individua in Salvini il campione di questo possibile cambiamento. E quindi è probabile che qualunque cosa facciano dall'altra parte, la partita sia, per usare un eufemismo, estremamente in salita. Quello che è certo è che non fanno niente. Io mi sarei aspettato, è vero che tu non puoi replicare le piazze piene di Salvini che sta riempiendo, ma per esempio sono tanti i parlamentari in Parlamento, no? Che il porta a porta per convincerli, se come dicono è vero hanno ben governato in Emilia-Romagna e questo non lo so, convincere i cittadini che il buon governo c'è stato. Io non vedo tutta questa mobilitazione da parte del centro-sinistra. I 5 Stelle poi sanno che se corrono contribuiscono alla sconfitta di Salvini, che se non corrono da soli scompaiono, che se corrono con il PD perdono altri voti. Si sono di fronte a questa scelta singolare. Io ho sempre pensato però che i partiti, se esistono e hanno qualche voto, devono correre. Ecco, cioè...